Giuseppe Lovoro, presidente di una FIPA Umbria che si appresta ad ospitare un grandissimo evento come la nazionale femminile che viene in Umbria dopo tantissimi anni di assenza. Un grande evento, quello della VLN, e sicuramente un grande spettacolo. Cosa state preparando? Beh, oltre alla nazionale italiana c'è la Russia, c'è la Bulgaria, c'è la Corea, e oggi è la giornata di partenza, anche se questo evento parte da lontano, anche perché la macchina organizzativa che la FIVB, l'Organizzazione Mondiale della Pallavolo, vuole e deve essere alla perfezione. Quindi noi siamo orgogliosi di ospitarla, ma nello stesso tempo abbiamo un po' di tensione, perché la macchina deve essere perfetta, ma noi spero ce la faremo grazie a tanti giornalisti che ci daranno una mano e anche al volontariato, che nella pallavolo è il motore, è la piattaforma che fa crescere questo bellissimo movimento. Come in Umbria sta crescendo a dismisura con le grandi squadre di club, ma questa volta veramente con la nazionale italiana, che davvero ci ha fatto sognare all'ultimo mondiale. Un evento che prevede tante iniziative, alcune sono già state messe in campo, quali sono? Le iniziative sono alcune di ordine squisitamente tecnico, quindi l'organizzazione, come ho detto poc'anzi, deve essere alla perfezione. Le iniziative, oltre alla conferenza stampa, sarà quella mediatica, di poter far sì che Perugia venga invasa da un tifo festoso come quello della pallavolo è, ma un tifo anche non solo umbro, non solo perugino, ma delle regioni almeno limitrofe, perché ricordiamo che queste evento si fa solo a Conegliano e a Perugia. Sono anche tante promozioni, alcune sono già partite, soprattutto rivolte alle società. Stanno rispondendo le società sportive umbre? Sì, stanno rispondendo molto bene, anche perché per i tesserati ci sono delle iniziative di scontistica importanti, come è giusto che ci siano. Su Ticket One invece si possono acquistare i biglietti, e già stiamo avendo un ottimo risultato, essendo ancora diciamo oggi la presentazione, quindi non è ancora mediaticamente divulgato questo evento.